Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. Indispensabile riportare i farmaci innovativi sul territorio. Le argomentazioni del sindacato dei medici di medicina generale sono assolutamente condivisibili e confermano quanto sosteniamo da sempre come farmacisti. Una volta venute meno l'esigenza di monitoraggio intensivo e se non si tratta di medicinali riservati all'uso ospedaliero, anche i farmaci innovativi devono poter essere prescritti e dispensati sul territorio. Parla il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, a margine dell'incontro tra l'AIFA e la FIMG a proposito della prescrivibilità sul territorio dei farmaci antidiabetici di nuova generazione. Istruzioni galeniche, 12 video lezioni per il farmacista disponibili singolarmente a 29 euro. Acquistale online sulla piattaforma e-learning di Social Pharma. Legge 124, effetti penalizzano solo le farmacie. Da una parte è stata liberalizzata la proprietà delle farmacie dando la possibilità a chi non è farmacista e alle società di capitali di diventare titolare. Dall'altra parte però sono rimaste alcune norme che non garantiscono un risultato equo ed equilibrato. Intervista all'avvocato Quintino Lombardo. Una parte è stata liberalizzata la proprietà delle farmacie, aprendo la possibilità a chi non è farmacista e alle società di capitali di acquistare le farmacie. Dall'altra parte sono rimaste alcune norme come l'assetto delle incompatibilità o le norme che lo stesso legislatore del 2017 ha posto a tutela contro le concentrazioni, le eccessive concentrazioni. Sono delle norme che vanno alle quali occorre mettere mano, perché così come sono state scritte non garantiscono il risultato che dovrebbero garantire. Faccio un esempio concreto. È difficile, se la norma prevede che non è possibile neanche in via indiretta essere proprietario, controllare più del 20% delle farmacie di una certa regione, è necessario prevedere dei meccanismi di trasparenza in maniera tale da che funzionino sul serio, in maniera tale da capire chi controlla, non solo chi è proprietario, ma chi controlla attraverso il gioco delle partecipazioni societarie le farmacie. Arrestato un farmacista, vendeva farmaci rubati. In NAS ed il nucleo antifrode dell'Agenzia delle Dogane di Napoli hanno arrestato un farmacista di Bosco Reale ritenuto gravemente indiziato di reati di ricettazione e riciclaggio medicinali, provento di furti e rapine perpetrati in danno di distributori, grossisti e vettori. L'indagine ha consentito di svelare un sistema capillare mediante il quale venivano convogliati principalmente farmaci ospedalieri ad alto costo, con grave pregiudizio per il Servizio Sanitario Nazionale e l'imposizione fiscale, connotato in particolar modo da operazioni volte all'immissione su mercati esteri di farmaci oggetto di furto. Farmaci antiipertensivi. AIFA ritira lotti di compresse Losartan DOC generici. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di comunicazione pervenuta della ditta rispetto alla presenza di impurezze derivanti dal processo di produzione della materia prima. Il Losartan, come noto, fa parte di un gruppo di medicinali conosciuti come antagonisti dei ricettori dell'angiotensina. Il farmacista deve diventare consulente della salute. È un momento di grande cambiamento e bisogna cogliere tutte le opportunità, soprattutto in ambito digitale. Per farlo è opportuno acquisire nuove competenze affinché il ruolo del farmacista si adegui alle esigenze dei pazienti. L'intervista a Pierangelo Fissore, Head Marketing e Communication Uninet Pharma. Si parla da tempo della farmacia dei servizi e la farmacia effettivamente deve diventare passare da luogo di mera dispensazione del farmaco a un vero e proprio hub della salute, dove oltre al prodotto c'è anche il servizio e c'è la consulenza, in modo che veramente la presa in carico del farmacista diventi un ruolo fondamentale. Per fare questo è necessario però che il farmacista abbia nuove competenze, perché deve tener conto anche di nuovi fenomeni quali quella della trasformazione digitale, che può essere non una minaccia ma bensì un supporto allo sviluppo della professione del farmacista.
È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.